La nostra offerta formativa, parlo sempre della sede di Bologna, è riferita al momento, perché poi ogni anno ci sono delle piccole modifiche, però al momento noi siamo in grado di offrire 15 lingue e 15 letterature relative alle lingue. Qui le vedete una dopo l'altra, adesso non ve le leggo, poi sapete che nel dépliant potete trovare tutte le indicazioni specifiche. Di queste lingue e letterature noi dobbiamo aggiungere altre 4 letterature che sono relative a lingue per le quali ci sono, diciamo, 2 letterature diverse, ad esempio nel caso della letteratura inglese, letteratura angloamericana, oppure letteratura francese, letteratura francofona, eccetera. Qui avete i casi, ispanoamericana e poi dei paesi di lingua inglese. Parliamo adesso molto rapidamente dei corsi che forse sono di vostro maggiore interesse, cioè dei corsi di laurea triennale. I corsi di laurea triennale sono i cosiddetti corsi del primo ciclo, durano appunto 3 anni, sono 180 crediti formativi e per questi corsi di laurea noi ne offriamo 2, adesso li vedremo bene, dovete scegliere 2 lingue straniere e la terza diventa facoltativa. Per darvi un'idea del peso, un CFU, cioè un credito formativo, è di circa 25, non di circa, è considerato di 25 ore. Questo significa che se voi avete un corso, diciamo, da 9 crediti, come la maggior parte dei nostri corsi di lingue e di letterature, dovete moltiplicare queste 25 ore per i 9 crediti, avete in linea di massima un'idea di quello che è l'impatto, no, del vostro impegno per ottenere quel risultato, l'esame, passarlo e avere i crediti relativi. Ovviamente lo sviluppo, che è quello a cui noi pensiamo sempre, perché noi ragioniamo in termini quinquennali, cioè c'è la laurea triennale che produce determinati risultati, ma c'è l'evoluzione biennale che poi produce alla fine questa competenza, diciamo, quinquennale. Le lauree magistrali sono di 2 anni, sono di 120 crediti formativi, quindi nell'insieme, nell'arco di 5 anni, arrivereste ad ottenere 300 crediti in tutto. I corsi di laurea triennale, dicevamo, allora sono 2, lingue e letterature straniere e lingue, mercati e culture dell'Asia. Già dal titolo vi fate un'idea di a che cosa ci stiamo riferendo. Poi nelle lauree magistrali, di cui vi parlerò forse più brevemente, perché poi trovate tutte le descrizioni nel dépliant e potete chiedere anche allo stand ai nostri collaboratori, le lauree magistrali sono letterature moderne comparate e postcoloniali, lingua e cultura italiana per straniere, e poi c'è questo nuovo corso che in realtà è lo sviluppo internazionale di un corso che si è già assestato negli anni qui da noi a Bologna, che si chiama Language, Society and Communication, che è un corso tenuto tutto in lingua inglese. Mi spiego meglio, è un corso in cui la lingua veicolare, cioè quella che normalmente negli altri corsi è la lingua italiana, è l'inglese. Poi ovviamente se farete spagnolo, se farete francese, farete ovviamente i corsi li farete in lingua francese e in lingua spagnola, ma quei corsi che normalmente sono tenuti in lingua italiana, in questo corso specifico saranno tenuti in lingua inglese.